Benvenuti e ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e questo è il mio canale. Oggi volevo parlarvi di Lord Beerus, o Bills, insomma il gatto viola, dio della distruzione del settimo universo. Secondo me la figura di Beerus incarna al 200% il concetto di retcon. Ma ora, in breve, cosa vuol dire retcon? È una locuzione anglosassone che sta per Retroactive Continuity, letteralmente continuità retroattiva. Cioè un espediente narrativo con cui si modificano eventi e situazioni descritti in precedenza, o il loro significato, per adattarli a nuovi sviluppi narrativi e quindi a nuove storie. Fondamentalmente è quando si va a continuare qualcosa che è finito da tempo, introducendo novità che servono per riprendere in mano quella saga. Tutto Dragon Ball Super è un grandissimo retcon, e questa non è un'opinione, è un dato di fatto, e la prova sono tutte le novità introdotte. Per proseguire una saga servono idee, ma non sempre queste idee si collegano bene e in armonia con quanto accaduto in precedenza. Chiaramente le incongruenze che si vanno a creare sono al 90% inevitabili, per il semplice fatto che un'idea viene quando viene e fino ad un istante prima non esisteva. Per fare un esempio, noi sappiamo che ci sono 12 dei della distruzione, ognuno che gestisce il proprio universo, ma nulla nelle saghe precedenti di Dragon Ball lo lasciava intuire. Per il semplice fatto che nel 1995, anno in cui terminò il manga originale giapponese disegnato da Toriyama, tutto questo non era ancora stato inventato. A quel tempo le massime entità divine erano i Kaioshin, nessuno aveva pensato a qualcuno di superiore. Di conseguenza, tutto all'interno della narrazione del tempo fa intuire che quelle erano delle figure, tra molte virgolette, supreme. Andare ad aggiungere 20 anni dopo delle figure differenti e gerarchicamente superiori a livello di significato è un'incongruenza, ma non fraintendetemi, non è che incongruenza equivale sempre e comunque a schifezza, non è questo quello che voglio dire. Piuttosto queste incongruenze, frutto dei retcon, servono a livello di comprensione. Per quanto il retcon sia un proseguimento, occorre comunque valutarlo come se fosse a sé stante. Sì, stessi personaggi, continuità, evoluzioni. Ma l'universo di background è arricchito, con dettagli nuovi, quindi diverso. E ho parlato di Beerus proprio perché è la prova perfetta di quanto sia sconnessa la retrocontinuità. Per esempio, come viene spiegato in Super, se dei della distruzione e Kaioshin sono entità complementari e spiritualmente unite, e alla morte di uno segue la morte dell'altro, perché Beerus non ha fatto nulla quando Majin Buu ha ucciso uno alla volta tutti i Kaioshin cardinali? Se il mostro avesse ucciso anche il giovane Shin dell'Est, sarebbe morto Beerus stesso? Beh, per il banalissimo fatto che Beerus non esisteva, anche se ci viene detto che esiste da praticamente sempre. Capite quello che voglio dire? Discontinuità nella continuità. È un paradosso, lo so, ma è così. Ancora, non è stato Beerus a ordinare la distruzione del pianeta Vegeta, è stata la paura di Freezer, dei Saiyan, fomentata dai suoi consiglieri. Certo, con questa nuova saga noi sappiamo invece che fu Beerus a dirglielo, ovviamente, ma perché altrimenti ci sarebbero dei vuoti di trama appunto nella saga nuova, mentre quella vecchia, proprio perché è vecchia, è conclusa e non è grave se viene modificato qualcosa in seguito. Ma se si analizza un personaggio di Z in relazione a quella saga, non si può basarsi sulle novità introdotte dopo, perché non c'erano al tempo. Bisogna fare affidamento sulla realtà effettiva concepita allora. Per fare un esempio molto stupido e molto banale, ma azzeccato, è come se noi prendessimo in giro gli antichi romani perché andavano in giro con il cavallo e non con la macchina. Al tempo esisteva solo il cavallo, quindi non si può giudicare, mentre adesso il cavallo esiste ancora, ma esiste anche la macchina. Avete capito? Ecco ragazzi, tutto questo non per dire banalità inutili come che schifo Dragon Ball Super, rivoglio quello vecchio, non è questo il punto, queste osservazioni le ho sempre trovate abbastanza sciocche, piuttosto volevo darvi una giusta chiave di lettura con cui analizzare e studiare personaggi o anche eventi quando si parla di retrocontinuità. Mi raccomando, scrivetemi che ne pensate voi qui sotto nei commenti, statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.